cos'è Shine? Insomma, il nome l'ho trovato io, Shine, diciamo, l'ho proposto io perché rappresentava anche per me un bagliore nuovo, no? Quindi un qualcosa di che riluceva di un profumo di novità anche per, diciamo, il genere di musica che facevo, che facciamo. Insomma, noi veniamo tutti e due dal jazz un po' più tradizionale, di conseguenza mi sembrava opportuno, insomma, questa cosa che dava un senso di luce, di nuovo, di fresco. Che ne è uscito fuori, che cos'è? Tra tradizione e innovazione, dicevi? Ce lo chiediamo spesso. Ce lo chiediamo spesso, anzi ce lo chiedono spesso e non sappiamo rispondere, nel senso che non ci poniamo dei vincoli e delle... non ci poniamo il problema della catalogazione, quindi facciamo ciò che ci piace e questo ci sta portando, spero, a creare perlomeno un nostro sound ben preciso, quindi pian piano speriamo di essere riconoscibili in qualcosa che non so come si chiama, però in qualcosa di nostro. Di ciò che separa e unisce, Facebook separa ma voi vi ha unito? Ma secondo me Facebook è un grande veicolo oggi, diciamo, ci permette di non solo di poter conoscere altri musicisti e di poter scambiare sempre opinioni, musica e quindi avere un confronto con essi, però è anche il mezzo che in questo momento ci permette più di essere visibili nel mondo, perché soprattutto quando si ha la fortuna di poter girare molto, non solo in Italia ma all'estero, diciamo, è lo strumento che ci permette di mantenere un rapporto, i contatti con tutta la gente che poi abbiamo possibilità di conoscere in giro. Quindi per me è assolutamente uno strumento positivo, ce l'ho sempre stato. Girando il mondo, dove siete stati e dove sarete? Vabbè, Checco ha iniziato a farlo prima di me, noi stiamo girando insieme dalla fine di giugno, siamo stati molto nell'est, dove c'è un pubblico fantastico, quindi la Russia per 20 giorni, la Bielorussia all'inizio, il Portogallo e poi abbiamo avuto tre concerti in Kosovo, Serbia e Irlanda del Nord e ora stiamo andando in Cina per 5 concerti, diciamo, nelle città più importanti, rappresentative, che sono Hong Kong, Pechino, Shanghai, Shenzhen e Macao. E andremo anche, saremo in Europa, saremo in Inghilterra nel 2014 e poi ci fermeremo un po' perché stiamo seriamente pensando di registrare, di avere un supporto fisico di ciò che facciamo, che ancora non abbiamo, quindi registrare un disco e continuare a girare, ma avendo un disco, che è la cosa più importante per promuovere noi stessi.
è successo? Cos'è successo? Perché? Perché non lo so, diciamo che la cosa che è bello pensare è che quando fai musica in maniera onesta, in maniera spontanea, quindi quando sei, riesci a essere te stesso con la musica e cerchi di non creare distanza fra te e il pubblico, perché è sempre importante pensare che il concerto si fa a due, cioè non è solo l'artista che suona ma è anche il pubblico che è lì, quindi di sicuro un grande rispetto per il pubblico che poi inevitabilmente cioè, risponde e ci dà un feedback positivo. Poi speriamo sempre di fare buona musica, che è diciamo, il fulcro di tutto quello che facciamo, di conseguenza spero sia anche quello. Un'emozione suscitata da questo viaggio sinora? Vabbè, ogni posto ci ha lasciato qualcosa. Diciamo che io sono stato avvantaggiato dal fatto che sono andato a suonare in posti con Checco, in cui Checco era già stato. Ho trovato quindi già amici di Checco, che conoscevano Checco e che quindi lo hanno accolto e ci hanno accolti già con un grande calore. Però, come diceva lui, la cosa più importante è che, non so se questa è la chiave del nostro successo, se così si può dire, ma il concerto continua sempre anche dopo il concerto, quindi ci sono molti rapporti nati con gente fantastica che comunque sta dappertutto, quindi a volte è molto stancante, ma allo stesso tempo quando arriviamo di nuovo a casa partiremo il giorno dopo, quindi è molto bello, molto bello. Suonare nel paese dove è nato Cherillo? Ma sta diventando pian piano una seconda casa, perché insomma un'altra cosa che sicuramente per me rimane da queste esperienze è anche l'amicizia con Roberto, perché non è mai scontata questa cosa fra musicisti, anzi soprattutto in esperienze di progetti come un duo dove si è da soli, insomma, quindi non c'è possibilità di sfuggire, soprattutto nei lunghi viaggi fatti assieme c'era davanti a noi un bivio, o quello di litigare e separarci o quello di diventare grandi amici. Noi abbiamo avuto la fortuna di diventare veramente grandi amici e questo di sicuro è un valore aggiunto. Buon viaggio ragazzi allora. Grazie.